Ma ci sono due aspetti. Da un lato, a prescindere dai numeri che una parte o l'altra può dare durante un conflitto sul quale naturalmente bisogna sempre essere prudenti, però non c'è dubbio che l'esercito russo sta registrando perdite che non aveva previsto e questo naturalmente è uno dei motivi per i quali l'avanzata russa è più lenta di quello che Putin immaginava. Se noi vediamo la quantità di territorio ucraino che ha effettivamente conquistato, mettendo dentro il territorio quasi 200.000 soldati, obiettivamente i risultati tattici sono inferiori alle attese e bisogna dare atto all'esercito ucraino di essere in grado di opporre una resistenza consistente, anche perché dalla parte sua c'è una parte importante di volontari civili, da qui l'importanza, io credo, anche del servizio che abbiamo visto da Kiev grazie all'impegno di Locatelli. Per quanto riguarda le parole di Zelensky, non c'è dubbio che è in corso un duello politico fra Zelensky e Putin. Putin vuole il rovesciamento di Zelensky. Se Zelensky dovesse riuscire a fare un accordo con la controparte russa, avrebbe ottenuto il risultato più importante. Ora lui dice possiamo trattare sul Donbass e la Crimea. La realtà vera è se Putin accetta la trattativa, accetta il cessato il fuoco e vince Zelensky. Esatto, e questa è